un cordiale saluto da Carmela Creziato e bentrovate all'ascolto di Radio Speranza Sport. Prima o poi doveva capitare, o meglio ricapitare. La seconda sconfitta stagionale della Juventus, netta e decisiva, arriva per mano di un determinatissimo Napoli dopo una serie di gare vinte ma disputate, invisibile calo e una legittima stanchezza accumulata macinando record. Sconfitta che arriva dopo la quarta vittoria consecutiva della Roma, che si impone per 2-0 sul Sassuolo, ma soprattutto a un giorno dal recupero di domani 2 aprile con i giallorossi che in caso di vittoria sul Parma accorcerebbero di altri 3 punti portandosi a meno 8 dalla capolista. Inutile cullarsi troppo nell'illusione di riaprire il campionato, ma certamente un ulteriore salto significherebbe un po' di pepe in più per un finale di stagione che prevede tra l'altro lo scontro diretto alla penultima giornata. Vittoria fondamentale anche per la Lazio nella corsa all'Europa. L'Olimpico finisce 3-2 contro il Parma. Vince anche il Torino, orfano di Immobile, squalificato. I Granata battono 2-1 il Cagliari, protagonista Alessio Cerci, che nel primo tempo serve l'assist per la rete di El Kadouri e nella ripresa si mette in proprio per il raddoppio. Di Nenè di testa la rete dei Sardi. Il Verona, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Albertazzi, supera il Genoa 3-0 al Bentegodi, gara sbloccata da un gran gol dalla distanza di Marco Donadel, che ritrova la rete dopo un lunghissimo digiuno, nel finale doppietta in contropiede per Luca Toni. E finisce a reti bianche la sfida più attesa della domenica pomeriggio, quella tra la Sampdoria di Sinisa Mihajlovic e la Fiorentina di Montella, compagni di squadra in maglia blu cerchiata nella seconda metà degli anni 90. Nella giornata di sabato, punti pesantissimi conquistati dall'Atalanta in chiave Europa grazie alle reti di De Luca ed Estigarribia, che regalano alla Dea la storica 6ª vittoria consecutiva. Punti pesantissimi invece persi dal Bologna in chiave salvezza. Rossoblù sempre più nel caos con la società contestata e il tecnico Ballardini in bilico. Un Milan convincente anche sul piano del gioco porta a casa 3 punti battendo 3-0 un Chievo troppo tenero per impensierire i rossoneri ed ottiene il terzo risultato positivo consecutivo. Ma soprattutto il Milan torna a vincere davanti ai propri tifosi dopo 3 KO pesanti contro Juventus, Atletico e Parma e dove non esultava da lontano 24 febbraio con l'1-0 sul Bologna. Nella giornata di ieri invece si è conclusa la 31esima giornata con Livorno-Inter, dove i nerazzurri si fanno rimontare dopo essere passati in vantaggio con Hernanes e Palacio, e nell'altro posticipo di Natale regala il successo all'Udinese sul Catania per 1-0. Serie B si chiude 1-1 la sfida all'uscita tra Crotone e Ternana, valevole per l'11ª giornata di ritorno del campionato cadetto. Non si ferma la marcia del Palermo, che si impone per 2-1 in casa del Varese e mantiene i 10 punti di vantaggio sull'Empoli, in vetta alla classifica del campionato. Nonostante una situazione societaria a dir poco complicata, sul campo il Bari dimostra di essere ancora vivo e decisivo a lottare. I pugliesi si impongono sul campo del Trapani per 4-3 al termine di una partita spettacolare e ricca di emozioni. Seconda vittoria casalinga consecutiva per l'Empoli, che vince 2-1 contro la Juve Stabia, fanalino di coda di questa Serie B. Torna al successo dopo 3 giornate l'Avellino di Rastelli e si ricandida per un posto ai play-off del campionato dopo la vittoria di misura tra le mura amiche contro il Cittadella. Al secondo KO di fila è sempre più in crisi di risultati, visto il terz'ultimo posto in classifica. Siena-Brescia 2-1, Toscani avanti con un colpo di testa di Giacomazzi al 43esimo del primo tempo, poi sul 2-0 grazie a un sinistro di Fabbrini al 16esimo della ripresa. Un minuto più tardi il gol di Benali riapre la contesa, ma il punteggio resta invariato fino al termine. Con questo risultato il Siena sale a quota 49 punti in classifica, il Brescia resta fermo a 40. Pescara-Reggina 2-2, allo stadio Adriatico Pescara e Reggina hanno pareggiato. Questa è la successione delle reti: al 21esimo Brugman, al 23esimo pareggio di Di Michele, al 41esimo Pescara nuovamente in vantaggio con Mascara e al 43esimo pareggio della Reggina con Fischnaller. Con il pareggio ottenuto i biancazzurri salgono a quota 45, i calabresi arrivano a 27. Il Padova torna alla vittoria nella maniera più fragorosa e si aggrappa alle ultime speranze di salvezza. Al Leoganeo cade il Lanciano per 5-1.
e finisce con un nulla di fatto la partita tra Modena e Siena, finita appunto sullo 0-0. Dopo tre sconfitte, Latina torna alla vittoria e lo fa superando al Francione il Carpi grazie a una rete di Paolucci in avvio di gara. Per i modenesi, che cullavano ambizioni di playoff, continua la crisi nera. Nelle ultime sei partite sono solo due i punti conquistati. E nel posticipo Cesena Novara è terminato 2-0. E passiamo ora alla Lega Pro. Pesante sconfitta interna per l'Aquila, che a Fattori cede 0-2 con il Pontedera. E il Teramo invece batte la Vigor Lamezia con un netto 3-0 ed ora è appena a un punto dalla Lega Pro unica. E torna in campo questa sera la Champions League per l'andata dei quarti di finale. Il programma dei quarti di finale prevede che le gare di andata si giochino alle 20:45 di oggi, martedì 1 aprile, e domani mercoledì 2 aprile 2014. La settimana successiva invece verranno disputate le decisive gare di ritorno. Più precisamente, in campo questa sera Manchester Bayern Monaco e Barcellona Atletico Madrid, mentre domani toccherà Paris Saint-Germain Chelsea e Real Madrid Russia Dortmund. Giovedì 3 aprile si giocheranno invece le partite di andata dei quarti di finale d'Europa League. In campo anche Bianconeri, unica squadra italiana rimasta nella competizione. La squadra di Conte andrà in trasferta per il match Lione-Juventus. Match all'apparenza più equilibrati sono da considerare Basilea-Valencia e Porto-Siviglia. Più scontato, salvo sorprese, nell'esito finale la partita Alkmaar-Benfica, che vede i portoghesi nettamente favoriti. Le partite avranno un unico orario di inizio, le ore 21:05. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un cordiale saluto da Carmela Creziato.